Oggi è un'iniziativa che ho pensato di organizzare per un motivo, nel senso che abbiamo ribaltato quello che logicamente è sempre stato un modo di procedere in campagna elettorale, dove si partiva dalla proposta e poi si andava a fare campagna elettorale. Questa volta abbiamo pensato di fare il contrario, nel senso che abbiamo cominciato ascoltando, andando in giro, incontrando persone, incontrando gruppi soprattutto, e alla fine raccogliendo tante indicazioni. E questa mattina volevamo metterle in fila con un meccanismo che prevedeva l'ascoltare anche alcuni testimoni di tante attività, di tante professioni, di tante cose che ci sono in questa città, in questa provincia, e per poi raccogliere un mandato che qualcuno ti chiede, tutti ti chiedono: ma quando sarai là porterai avanti queste indicazioni, queste proposte? Io credo che questo sia un metodo interessante, che sia quello di provare a mettere insieme tutte queste voci, tutte queste richieste, ragionando quindi complessivamente sui contributi che tante persone riescono a portare. Massimo, l'impressione è che sia una campagna elettorale poco sentita dai cittadini e che quindi si vada a un dato elettorale di grande astensione. Mi chiedevo, quant'è la legittimità di una giunta di qualunque colore sarà nel momento in cui più o meno la metà della popolazione emiliano-romagnola non intende esprimere un consenso verso qualcuno? È una campagna elettorale molto difficile, perché la gente non sa che cosa fa la regione, e quando invece la regione è un ente ormai decisivo. Quando incontro persone anziane, per far capire l'importanza del voto, dico: guardate che la regione per l'80% spende in sanità e in ospedali, che è la cosa a cui più dovremmo tenere e guardare. C'è poca informazione. La regione è sempre stata, è sempre stata un ente, come dire, accoppiato a un altro voto. I comuni hanno un rapporto diretto con i cittadini non vanno a Bologna ad uno sportello, e quindi è molto difficile far capire questo in un momento in cui si vota solo in Emilia Romagna e i grandi mezzi di informazione non dicono quello che serve. Quindi secondo me questa è la difficoltà. Non nascondo che poi quello che è accaduto recentemente sia poi anche un elemento di grande disagio. Questa indagine sulle spese pazze credo che allontana la sensazione dell'importanza anche di andare a votare. Credo invece che la dobbiamo ribaltare. Io non ho problemi a dire su quel tema che bisogna archiviare quella stagione alla svelta. Massimo, ecco, citavi questo. Io una cosa che ho notato è questa, che si parla, per esempio, non so, il disastro delle alluvioni, si parla di una serie di tematiche. I vostri competitori, scusa se te la faccio così brutale la domanda, non è come sempre non è organizzata, ma il Movimento 5 Stelle piuttosto che altri vi dicono: scusate, ma voi siete proprietari della filiera del male, chiamiamola così, cioè siete al governo in regione, siete stati al governo in provincia e siete tutt'oggi siete voi responsabili di un'eventuale mancanza su questo o quel punto preciso della politica e dell'amministrazione territoriale. Quali sono le risposte su questo tema e soprattutto che cosa intendi fare una volta eletto, se verrai eletto? Sul governo nazionale io non ho mai nascosto la mia idea. Renzi ha sicuramente in mano una partita difficile. Molte delle cose che ha avviato sono assolutamente condivisibili da fare. Su alcuni passaggi credo che abbia sbagliato a non affrontare nel modo dovuto. I temi del lavoro sono temi importanti e non si fanno a colpi di mano. Per quello che riguarda la regione, io credo che la regione Emilia-Romagna, come parametri, è al massimo a livelli europei di quelli che sono gli indici di benessere e di qualità della vita.
Questo non vuol dire che tutto va bene, non vuol dire che l'Emilia Romagna è quella regione di 10 anni fa, ha bisogno di grande innovazione, ha bisogno di cambiamenti, ha bisogno di fare qualcosa che ad oggi si è bloccato e si è fermato in una situazione che vuoi il terremoto nel Modenese che ha bloccato l'attività, vuoi certi meccanismi, adesso c'è bisogno di ricambiare. Una cosa è certa, il prossimo mandato in Emilia Romagna vedrà profondamente rinnovata tutta la compagine sia legislativa dell'Assemblea regionale che di governo, perché quasi tutti quegli artefici degli ultimi 15-20 anni non sono più candidati. Scusa se sono ancora una volta politicamente scorretto con una domanda. Allora, a me sembra evidente l'altro dato, oltre a una forte astensione, che è tutto da provare perché sono mie opinioni ovviamente, sì, ad oggi, è che la debolezza di un centrodestra ormai orfano di Berlusconi, perché poverino c'ha 192 anni, 193, vi mette potenzialmente nella posizione di prendere un risultato come mai nella vita. I presupposti sono che andrete molto bene proprio per il cambiamento cui accennavi tu prima. Questo non potrebbe essere un doping, cioè non potrebbe essere anche che un dato elettorale estremamente positivo vada a dire ok, la buriana è passata, l'onda dello tsunami di Grillo è passata. Ma io riprendiamo... non sono abituato né a dare troppa importanza ai risultati elettorali come numeri né altro. A Parma alle europee il Partito Democratico ha preso il 52%, non abbiamo detto adesso governeremo da soli il prossimo giro, anzi credo che questo sia il segnale che ci tocca una responsabilità ma che bisogna conquistarsela. Io guardo alla sensazione che abbiamo di fronte una città che sta perdendo invece molte delle sue certezze, molte anche delle sue prerogative. Io incontro persone che mi raccontano che due sovrintendenze ai beni artistici e ambientali stanno per essere cedute, perse. Non avremo più un direttore della Biblioteca Palatina, dipenderemo da un altro ente che sarà Bologna. Da tutte le parti è così, i teatri sono in grande difficoltà. Cioè è una città che al di là, ripeto, di quello che può essere la gente e quello che vota, bisogna interpretarne i sentimenti profondi. Siamo fortemente in difficoltà e da questo se ne esce se facciamo un lavoro tutti insieme per andare avanti e cominciare a tenere strette queste antenne. Probabilmente in questi anni qualcosa si è allentato, nel senso che chi ha rappresentato Parma in regione non è stato capace, almeno in città, di tenere questi rapporti. Buona parte delle eccellenze o delle prerogative che Parma sta perdendo negli ultimi anni, quanto sono effetto della crisi economica, quindi un qualcosa che trascende il governo locale, quanto invece dipendono da responsabilità di chi governa, di chi amministra la città ora? Non credo che tutto sia nato adesso, sicuramente ci sono percorsi che vengono da lontano. La mia critica a chi governa attualmente Parma è al fatto che non hanno la percezione di quanto sta accadendo e non stanno facendo nulla per uscirne fuori. Vedo invece una gestione che guarda se stessi, che guarda al mantenimento ormai di una posizione conquistata. Io credo invece che questa città si stia allontanando da quel modo di pensare, si sta rendendo conto che bisogna mettersi a cercare un modello, un progetto che adesso non c'è. Per contro è ipotizzabile che tu sia nel prossimo futuro il rappresentante di Parma in regione o uno dei rappresentanti di Parma e che quindi sia a te che l'amministrazione Pizzarotti farà riferimento quando dovrà chiedere delle cose o portare avanti dei progetti. Che cosa, e tu sei contestualmente anche uno dei più duri contestatori dell'amministrazione in consiglio comunale, come verranno ricalibrati i rapporti tra i soggetti politici, tra i ruoli in istituzioni? Io non parto dal presupposto di essere arrivata a niente, il lavoro che facciamo io e i tantissimi volontari che mi danno una mano
e sono davvero centinaia le persone in tutto il territorio provinciale che mi chiamano per dare un contributo, non diamo per scontato nulla. Io incontro tutti i giorni ogni persona con la stessa consapevolezza di fare. Vedremo come va il risultato. Io posso solo dire che in regione voglio metterci lo stesso impegno e determinazione che ho messo a fare per 15 anni l'amministratore in un piccolo ma importante comune che era Sorbolo e adesso Parma. In regione dobbiamo andare e far valere le idee e quello che vale questa città. Io vado con questa volontà e credo che anche il candidato presidente Bonaccini sa che da Parma potrà avere un contributo forte, importante ma critico. Grazie.